Matteo della Caritas. Ciao, guarda, sto passando da te, che hai preparato la lista? Sì, sto avvenendo. Da un mesetto a questa parte ci siamo dovuti riorganizzare, un po' come sia tutta la realtà Caritas, ma come tutta l'Italia. C'era da parte nostra il timore che le persone da cui andiamo rimanessero sempre più sole. Da parte delle persone, in maggior parte anziani, dalle quali andiamo, c'era la preoccupazione per noi, affinché, insomma, andando in giro, il rischio fosse quello di contrarre il famoso coronavirus. La maggior parte sono medicine, tutte le cose di massima importanza e spesa per chi non può uscire a farla, chi è Salve, sì, anziano. grazie. Puoi immaginare, ho 85 anni, sono vedova da 17 e non ho figli. Una situazione critica, molto, molto, molto. Purtroppo speriamo in bene, che dobbiamo dire. La Con Caritas, noi, mi trovo ok, benissimo. sì, Sono sono contento. gentili, mi seguono molto, perché a questa età ho tutti gli acciacchi, ho la macroterapia, distacco da retina. Eh sì, porto degli occhiali scuri quando esco. Quindi non si sente sola, diciamo. No, sinceramente. Poi qui ho una coppia di giovani e sopra ci sono i carabinieri. Sono molto gentili, più di una volta mi hanno chiesto qualsiasi cosa, mi chiami, ma io cerco di evitare. Faccio quello che posso. Facciamo circa 100, tra le 150 e le 200 telefonate al giorno per sapere come stanno, per sapere come vivono questo momento, per essere comunque un segno di vicinanza. Le persone che ci chiamano spesso vogliono solo chiacchierare, proprio perché in questo momento non c'è come dire, una socialità. Ci chiedono un po' di parlargli dell'atmosfera che si respira in città. Sono tutti molto preoccupati, hanno paura ad uscire di casa e per questo chiamano noi. Delle volte non hanno neanche necessità estrema, però avendo paura chiamano noi. Quello che registriamo è che si è, come dire, scatenata una sorta di solidarietà, che fino ad oggi, insomma, era un po' sommersa. Credo che in questo momento ci si stia rendendo veramente conto di quanto è difficile vivere in solitudine. Quello che speriamo proprio come servizio e come Caritas è che finita tutta questa storia, rimanga in noi il ricordo di quanto è stato difficile chiudersi, di quanto è stato difficile rinunciare a dei gesti ormai consolidati. La negatività del periodo è non poter andare a casa di queste persone. Vieni, caro. Come no?